Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Smeraldo. Credo che qua affronteremo gli allenatori di questo percorso. Senti, ti voglio dire quanto Pokémon che sto allenando? Ok, allena poco, oddio, quanti Pokémon c'ho? Ok, dai, mi direi di velocizzare perché c'ha dei Wishmore a livello 11 qua. Tanto va. Soli pochi episodi sono già riuscito a vincere ben 4 medaglie. No, ben 3 medaglie, perché comunque mi sono sbagliato, perché la prossima palestra non è comunque quella di Norman, eh. La quarta palestra comunque che ammette, non credo di avere problemi nel poter affrontare la palestra di fiammetta, visto che la palestra di fiammetta è di tipo lotto, eh. Devo dire di tipo tipo fuoco. Non è un problema. Non so, ma ok, se sto velocizzando qua, che la lea Pokémon ha tutti i Pokémon a livello 11. Ok, ce l'abbiamo fatto, hai pensato, più problemi. Ne ho la tua squadra di Pokémon in modo fantastico. Che livello 21. Devo raddoppiare gli allenamenti. Eh sì che devi raddoppiare gli allenamenti. Hai tutta la squadra Pokémon a livello 1. Oppure velocizzato. Però non hai annoiare. I miei iscritti qua. A parte che comunque vabbè che qualsiasi episodio stanno ricevendo ben 3 mi piace. E vabbè, sempre meglio di niente qua. Cerca di accontentarsi qua. E allora per tirare con i Pokémon la velocità non mi tradita. Dolo. Pokémon di uccello. Di uccello, vero? Ok. Andiamo a turno. Normale volante. Se non andando bene, se vuoi puoi lottare. Ok, oddio, ci sono parecchi numeri nello sfida con me, ok. Mi conviene allenare a Zumeri, visto che così me lo tengo pronto contro la palestra di fiammetta. Vediamo un pigliamesche ed ora un insettologo, ma il mio avrebbe bene poco come è rimasto tale quale. Quindi i pigliamosche sono quelli che, quindi gli insettologi sono i pigliamosche da lui comunque. Per altri insettologi confusione, credo che penserà alcune lotte, non credo delle le avevo. Adesso siamo in 4 minuti di gameplay. Anzi, ho quasi 5 minuti di gameplay. Tastox da parecchi punti di esperienza, wow. Se Azumeril aumenta di parecchi livelli, non sarà troppo un problema affrontare la palestra di fiammetto qua. Che pensavo che la quarta palestra era già quella là di Norma. Invece no.
di la quinta palestra. Poi perché se arrivo fino alla quinta palestra, che per il momento non sto ancora continuando la serie di Embers di Yakuza Like a Dragon, portando soltanto 20 legame. Oh vabbè, infatti che se volete potete anche continuare con la serie di Embers di Yakuza Like a Dragon, però ho deciso però comunque che penso che la continuo dopo aver aver vinto fino a 5 medaglie su questa serie di Embers di Pokémon Smeraldo. Come fallisce? Sai che carino l'ottenere un secondo dei bellissimi fiori? Ok, questo è un allenatore di tipo psico qua. Io a livello già 6. Andiamo a livello qua. Vabbè, sto velocizzando perché, dato che è un po' un fragile qua l'alzo, prima che si evolve. A parte che non so se allenarlo oppure no, eh. Altrimenti potrei anche allenarlo in nella serie che ha preso Pokémon Diamante, so che hanno messo perché su Pokémon Diamante comunque c'è l'evoluzione in Gallade Pokémon Diamante. Che dici, non sono tanti questi fiori? Mi prende tutti io. Tanto non si accorge che io li sto calpestando. Dato che le ho calpestate su una persona gaddiva. Fammi controllare come è andata questo. Oddio, tutti i ping. Tutti i Pokémon a livello 11. Ok. La finiamo qua. Penso che qua tutta la squadra a livello 11 poi ok, adesso va a livello 22, chissà che livello si evolve. Sinceramente non mi ricordo che livello si evolve nei Pokémon. Che è cresciuta bene. Livello 22, da. Assistiamo anche all'evoluzione di Flylo. Ok, mi sa che questo episodio lo chiamerò l'evoluzione di Flylo. Dai. Ok, si è evoluto in un bel uccellone.
Non pensate male, cari lulli sporcaccioli, perché uccellone si intende per Pokémon, eh. E ok, siamo a Mentana, nel paese natale di Lino, credo, eh. Un Pikachu. Ok, mentre non credo che c'è una palestra qua, eh. Sto lettendo nell'otto. Oh, Brendan, Lino è nella stanza attorno, ma lascio che ti dico una cosa. Questa natura incontaminata sta facendo mina col velasolo di Lino. Ma forse non è solo una natura, magari sono anche i Pokémon a dargli speranza. Quanto ti ho perso, Brenda, ma non sono più triste. Ho un nuovo scopo. Allora, con il mio Lazio andrò a sfidare ogni palestra Pokémon per diventare un grande allenatore. Tieni di doppio, Brenda, diventerò più forte di te. Ok. La ragazza di mia figlia è molto innamorata del fatto di lei. Questo poi si è messo a scavare. Ah. Probabilmente Agebel è il luogo dove è possibile usare spaccaroccia. Mi ha detto mio papà, questo tunnel è pieno di Pokémon di morosi. Spaventano per i muori forti da Girom. Ok, andiamo. E ci sono allenatori! Come chiami l'uomo che vive esperto sui monti? Un uomo di montagna, giusto? Che è un Pokémon che vive sui monti, non si chiama Pokémon di montagna? Frega cazzi! Ok, scusate. Non so, questo episodio non so se chiamarlo... l'evoluzione di Delove oppure no. C'è solo acqua. Aspetta, easy. Torna easy contro anche contro questo. Avventurino, Machop. Ci vorrei sapere perché ogni avventuriero hanno sempre un Machop e un Geodude. A parte che anche Machop è un Pokémon di montagna, nonostante sia Pokémon di tipo lotta. Ok. Easy peasy. Tanto il suo sprite da dietro è proprio figaggine assurda, eh. I miei Pokémon sono rimasti senza energia. Ok, andiamo qua. Dove si va qua? Costo 106. Un allenatore qua. Dio, gli occhiali. Devo usare Metal Detector forse. Tanto peccato che non è come... Oddio, gli occhiali miei. Gli occhiali da sole, ti piacciono i miei occhiali da sole? Sì, sono gli occhiali del... non... sono quelli che c'è. Forse che cagano anche lo piccolo. Non mi vuole un detto. Tunnel Menferro. Qua mi sa che nel tunnel Menferro ci sono... affatto, c'è un luogo dove è possibile usare spaccaroccia. Andiamo a spaccaroccia e voilà.
domanda alla roccia che bloccava la strada. In segno della mia riconoscenza, ti prego di accettare così. MN4, di cosa si tratta? Ok, forza, dai. Linda, ora ti posso venire a trovare tutte le volte che voglio. È meraviglioso, vieni a prendere un tè a casa mia. Fatto si tratta comunque di una cintura nera del calare. Ok, non so se continuare oppure no. Forza però serve. Però per usare questa MT. Questa MN a livello. Oddio, lì non lo posso. Anche a Zumeri però può imparare. Non so, ma credo che a Zumeri però lo farò imparare Serfe e Seba. Il nonno credo che conosce già Taglio, se non mi sbaglio. Non credo che sia un problema fargli imparare forse, visto che ha 80 di potenza, quindi sì. Posso adesso, no? Però credo che non si può usare perché per il momento è di fuori dalla lotta. Infatti, perché dobbiamo vincere la medaglia. Nella palestra di col di lava. E ragazzi, credo che potete anche terminare qui anche questo episodio un po' cancellando. Dosso che ponessimo è tutto, ci becchiamo alla prossima.